Già cammin facendo, aveva disegnato di far lì un'altra fermatina per fare un pasto un po' più sostanzioso. Il corpo avrebbe anche gradito un po' di letto, ma prima che contentarlo in questo, Renzo l'avrebbe lasciato cadere rifinito sulla strada. Il suo proposito era di informarsi all'osteria della distanza dell'Adda, di cavare destramente notizia di qualche traversa che mettesse là e di rincamminarsi da quella parte subito dopo essersi rinfrescato. Fatti alcuni passi in gorgonzola, vide un'insegna, entrò e all'oste che gli venne incontro chiese un boccone e una mezzetta di vino. Le miglia di più e il tempo gli avevano fatto passare quell'odio così estremo e fanatico. Vi prego di far presto, soggiunse, perché ho bisogno di rimettermi subito in strada. E questo lo disse non solo perché era vero, ma anche per paura che l'oste, immaginandosi che volesse dormir lì, non uscisse fuori a domandare del nome, del cognome, d'onde veniva e per che negozio, alla larga. L'oste rispose a Renzo che sarebbe ben servito e questo si mise a sedere in fondo alla tavola, vicino all'uscio, il posto dei vergognosi. C'era in quella stanza alcuni sfaccendati del paese, i quali, dopo aver discusse e commentati le gran notizie di Milano del giorno avanti, si struggevano di sapere un poco come fosse andata anche in quel giorno, tanto più che quelle prime erano più atte a stuzzicare la curiosità che a soddisfarla. Una sollevazione, né soggiogata né vittoriosa, sospesa più che terminata nella notte. Una cosa tronca, la fine di un atto piuttosto che di un dramma. Un di coloro si staccò dalla brigata, s'accostò al sopraarrivato e gli domandò se veniva da Milano. Io, disse Renzo, sorpreso, per prendere anche tempo per rispondere, voi, se la domanda è lecita, voi. E Renzo, tentennando il capo, stringendo le labbra, facendone uscire un suono inarticolato, disse: a Milano, da quel che ho potuto sentire, non deve essere un luogo da andarci di questi momenti, meno che per una gran necessità. Con tutto quel che si dice, quindi continua il gran fracasso, domandò con più istanza il curioso. Bisognerebbe essere là per saperlo, disse Renzo. Ma voi non venite da Milano? Vengo da Liscate, rispose lesto il giovane che intanto aveva pensato alla sua risposta. Ne veniva infatti a rigor di termini perché era passato e il nome l'aveva saputo e a un certo punto della strada da un viandante che gli aveva indicato quel paese come il primo che doveva attraversare per arrivare a Gorgonzola. Oh, disse l'amico, come se volesse dire, faresti meglio a venire da Milano, ma pazienza. E a Liscate, soggiunse. Non si sapeva niente di Milano. Potrebbe essere benissimo che qualcheduno la sapesse qualche cosa, rispose il Montanaro, ma io non ho sentito nulla. E queste parole le proferì in quella maniera particolare che par che voglia dire ho finito. Il curioso ritornò al suo posto e un momento dopo l'oste venne a mettere in tavola.